la soluzione del nostro quiz d'arte. Sveliamo il quadro misterioso a partire dal suo dettaglio. Ancora sorprese dal nostro Secrets. Un volto assorto nel gesto di baciare una delicata mano femminile. Ma anche il viso, incorniciato da un fiore vermiglio, ha una speciale grazia. Femminile? No. Nonostante il fiore e la tenera intensità dello sguardo, è un uomo, bruno e latino, che bacia la mano di donna. Tutto il corpo è raccolto nel gesto, elegante, e avvolto da una bellissima tunica azzurra. C'è nell'aria una speciale luce mediterranea che regala alle ombre il calore dell'estate. I piedi del giovane sono avvolti da coturni, calzari leggeri e delicati. Marmo, bianco, nobile, abbacinante. E poi quasi inevitabile, laggiù, l'azzurro mare. Tutto quello che ho visto finora è classico, antico ed eterno. Il pittore mi sta portando in un Olimpo incantato, dove regna l'amore, l'armonia. Risalgo dalla candida mano diafana della donna, ad un braccio coperto da un leggero velo, e poi alle spalle guarnite da un altro elegante vestito, azzurro, come quello dell'uomo. Tra i due è sottinteso tanto di simile, tanto di intimo. La luce si poggia sulla spalla, carezza una nuca, dà colore ai rossi capelli. Questo pittore è un maestro di tecnica. È un uomo che sa compiacersi della sua maestria, fino a goderne egli stesso, si capisce. Eccolo, il volto della donna, intento a sentire, a percepire l'emozione in una concentrazione che ha un che di malinconico, come se il perfetto idillio fosse oscurato da una nuvola. In questo sguardo non c'è futuro per quest'amore. È illegittimo. È impossibile per ragioni che non capisco. È sicuramente intenso. Forse, come a volte avviene all'amore, è troppo per essere sopportato senza altri perché. Non è questo il caso, non credo. Il mare si beffa di questo piccolo grande cortocircuito tra felicità e malinconia. Lui sta là, acqua sacra salata, culla dell'esistenza. Si intravede una scala che i due potrebbero percorrere per immergersi nei dolci flutti. Ma non lo faranno. Qualcosa tra questi due giovani non sarà più così dopo ora. Questo diventerà ricordo dolce e struggente. Questo rimarrà ad illuminare l'assenza cupa e maligna. Oh amore, perché ti fai schiavo del destino e non sei in grado di sconfiggerlo? Tisbe e Piramo, gli amanti di Babilonia, sono l'amore negato. Ora capisco la strana espressione sul volto di lei. Il quadro infatti si chiama Ask Me No More, non chiedermi più di così. Lei sa e non vuole soffrire troppo quando lui sarà per sempre lontano. Se potessi essere Dio, regalerei ora la felicità a questi due giovani. Direi a lui: chiedi tutto quello che un grande amore come il vostro merita. E ordinerei al mare di cantare il più dolce dei suoi canti e al sole di non tramontare mai più su tanta perfetta dolcezza. Se fossi Dio. Lorenz Alma Tadema, nel 1906, dipinse Ask Me No More.